Ciao, sono Massimiliano. Continuiamo la nostra serie base sugli elementi che compongono un impianto di automazione. Oggi in particolare vedremo i dispositivi di comando e i dispositivi di sicurezza e segnalazione. Ricordati, se il video ti è piaciuto, di mettere mi piace e di iscriverti al canale. In questo modo non perderai nessun video. Oggi analizziamo insieme un altro dispositivo di sicurezza, le fotocellule Reflex. Queste fotocellule ci permettono di portare i fili ad una sola delle due fotocellule che compongono la coppia. Si utilizzano nei casi in cui non si è proprio possibile passare i cavi da una fotocellula all'altra, per esempio per l'interruzione della tubazione, oppure quando proprio non è neanche possibile fare lo scavo per posizionare la tubazione. La coppia è composta da una fotocellula trasmittente e da un catarifrangente. In pratica il raggio infrarosso che parte dalla ricevente viene riflesso dal catarifrangente e si ottiene lo stesso funzionamento delle fotocellule tradizionali. Questa fotocellula può essere alimentata con un range di tensione ampio per poter essere installata su tutti i tipi di automazioni. Un consiglio, come per le fotocellule tradizionali, è quello di tenere sempre pulito e libero sia il vetrino della fotocellula che il catarifrangente.